Amici miei, salve, come state? Bentornati in questo nuovo video. Allora, come potete vedere è cambiata la location e a noi ogni tanto cambiano location, quindi non ci fate caso, insomma lo sapete che siamo un po' nomadi. Comunque, vi volevo fare un video spesa perché praticamente noi siamo rientrati in questa casa, cioè non rientrati, non nella casa dell'anno scorso, poi. Allora, cercherò di rispondervi sotto i commenti del video precedente, però parecchi mi state chiedendo come fate a trovare casa, come fate a fare sta vita, a trasferirvi di qua e di là, così. Magari in qualche vlog parlerò anche di queste cose, perché vedo che a molti di voi interessa. Ci sono tante colleghe che stanno facendo la stessa, diciamo, lo stesso spostamento e auguro a voi un grande in bocca al lupo perché, insomma. Ci capiamo in questo e grazie per tutti i commenti bellissimi che mi avete lasciato sotto l'ultimo video, dove è stato un video fatto un po' improvvisato, insomma, eravamo in hotel, quindi insomma era giusto per farmi vedere un attimo perché a me dispiace troppo lasciare il canale per troppo tempo senza video, però ci sono quei periodi in cui proprio, insomma, non ce la faccio a fare dei video decenti, ecco. Comunque, vi faccio vedere le cose che abbiamo preso. Allora, abbiamo fatto una spesa all'Iper, però della spesa all'Iper non vi faccio vedere tutto perché erano per lo più carne, hamburger, cioè le cose proprio essenziali che servivano, pasta, queste cose qua. Vi faccio vedere però le cose dell'Eurospin che so che vi piacciono un pochino di più come tipologia di video e poi giusto alcune cosine che abbiamo preso all'Iper per la casa. Anzi, facciamo così, io parto con le cose, poche cose che qui ho preso all'Iper, ma giusto per farvele vedere, perché, allora, l'Iper, voi mi avete chiesto che Iper è, Iper Coop, Iper no, e si chiama proprio Iper, la grande I, non lo so, è Iper, si chiama così. Non l'ho chiamato io, non ve la prendete con me, comunque no, non ha a che fare con Iper Coop e cose del genere, è Iper e basta. Queste sono pure ancora bagnate perché io le cose le sto tutte igienizzando in questi giorni, quindi vabbè. Abbiamo trovato col santo subito queste tazze, perché le tazze bellissime dell'anno scorso poi sono rimaste nella casa vecchia perché tra il trasferimento e tutto ho dimenticato di prendere alcune cose, altre cose si rompevano e comunque non mi conveniva riportarmele dietro, quindi alla fine abbiamo comprato altre due belle tazze. Ed era un sacco di tempo che io desideravo avere una tazza tipo questa qua, insomma, così di vetro, trasparente. Non so se vi ricordate le tazzine, quelle con la scritta Love, con i cuoricini, bellissime per il caffè, quelle me le sono portate. Sono dello stesso marchio, quindi questa Cerve, e fa queste cose bellissime in vetro. E riprendono un po' anche quelle là del caffè, quindi sono proprio carine. Ma la cosa bella è che le abbiamo pagate 2,30 € l'una all'incirca, cioè costano pochissimo. Altra cosa che abbiamo dovuto prendere, sono questi due piatti. Noi qui ce li abbiamo i piatti, però io preferisco sempre prendermi alcune cose, poi ne prenderemo altre cose via facendo. Però abbiamo trovato questi due che proprio mi piacevano, sono piaciuti tanto alzando subito, ma sono molto belli, sono ancora bagnati, eccoli qua, questa tipologia qua, sono dei piatti piani semplicissimi e li abbiamo pagati 2,50 € l'uno. Se vi ricordate l'anno scorso andammo da Ikea, quelli pure ebbero un'ottima riuscita, peccato che prima di andare via hanno fatto una brutta fine, per cui insomma noi cerchiamo comunque di avere di nostro l'essenziale, quindi dei piatti, delle posate, io le ho portate da casa, delle cose, perché specialmente in questo periodo ragazze, io cerco sempre di igienizzare tutto quando entro in una casa nuova in questo periodo. In realtà questa casa l'abbiamo trovata pulitissima perché i signori che ci hanno affittata ci tenevano comunque a darcela in certe condizioni, per di più le persone che c'erano prima, perché stagionalmente l'affittano,
Sono andate via diversi giorni fa, quindi hanno avuto il tempo pure di pulire, insomma, non è questo il problema. Intanto io però quelle piccole cosine mie, anche perché sono femmina, le voglio avere, ecco. E poi una cosa che vi devo consigliare, allora, se non trovate i budini proteici della Lidl o dell'Eurospin di cui vi parlerò, all'Iper o comunque nei supermercati grandi, comuni, potreste trovare questa tipologia qua della Milk. Noi vedemmo la pubblicità col santo subito di questi qua e li abbiamo provati. Vi devo dire la verità, sono molto molto simili a quelli di Lidl. E quindi se cercate dei budini, qua dicono proteici, ma più che altro un po' più leggeri, per togliervi lo sfizio di una merenda o di una colazione un pochino più buona, senza troppi zuccheri e cose del genere, questi qua sono ottimi. Questi qua però costano di più di quelli del Lidl e anche più di quelli dell'Eurospin, quindi stanno 1,60 euro se non erro. E poi un'altra cosa che vi volevo consigliare, molto buona, e anche questa le trovate nei grandi ipermercati. Questa è, oddio, non la riuscirò mai a pronunciare. Exquisa, come si chiama questa cosa? Mo? Exquisa, exquisa, proprio così. Fitline, questa qua, solo 2% di grassi. È molto, molto simile alla versione protein là della Philadelphia. In realtà, vi diciamo, avendola provata col santo subito, che questa è anche meglio. E costa molto meno, cioè, quindi questa viene 1,50 euro se non era una cosa del genere, no, 1,80 euro, vabbè, contro i 2,50 euro della Philadelphia, quella alla protein, ma è molto più buona, quindi se la trovate, raga, ottima, leggera e ottima. Allora passo alle cose Eurospin e sempre rimanendo in tema, così poi le metto in frigorifero. Abbiamo trovato questi, che sono i budini sempre proteici, le mousse, insomma, stesso sì, sono tipo budini proteici, di questa linea Protein Più, ricco di proteine, dolciando. Io voglio sempre dire che il fatto che sia ricco di proteine non significa che una cosa sia dietetica, però a noi piacciono proprio come sapore, per fare una colazione, vi ripeto, così, quindi. Poi hanno basso contenuto di zuccheri, insomma, queste qua sono buonissime. Vi dirò che sono anche più buoni di quelli di Lidl, secondo me. Secondo me. Poi dipende, dato che noi quelli di Lidl non li troviamo quasi mai, perché credetemi, vanno a ruba e la gente se ne prende cassette intere. Allora abbiamo trovato questo, l'abbiamo voluto provare e ve lo consigliamo perché è veramente buono. Poi ancora, aspettate che lo metto un attimo questo in frigorifero. Ariecchi c'è. Allora, questi qui vengono 1,20 euro, quindi sono pure un pochino più economici. Comunque, l'Eurospin in offerta, io ovviamente mi conservo lo scontrino, ma fosse una volta che non lo perdo. Comunque, attualmente in offerta trovate questa insalata mista, 1 euro e qualcosa, non mi ricordo. Comunque era in offerta, 1,30 euro, una cosa del genere, l'abbiamo presa e stasera ci facciamo una bella insalatona col santo subito. Adesso non so se farò il pollo, la tagliata di pollo, qualche cosa, non lo so. Comunque ci facciamo questo. Altre cose in offerta che era l'Eurospin, che io vi consiglio sempre, sono queste sovraccosce di pollo di questa marca Rustivalle, vabbè, sovraccosce di pollo allevatori per tradizione, 14, no, vabbè, queste adesso le congelerò. Noi di solito ci facciamo un pranzo e una cena perché sono due cosce ciascuno. Tolgo la pelle, sono 600 grammi e viene 2,59 euro. Erano in offerta, peraltro. Quindi il pollo è di ottima qualità, devo dire. Quindi ve le consiglio, attualmente stanno in offerta. Poi ancora, altra cosa in offerta, i pomodorini questi qua, 1 euro e qualcosa mi pare che stessero. Sono usciti buoni, pomodoro ciliegino, 500 grammi.
Quindi trovate questa cassettina qua in offerta attualmente. Poi ancora, questi non erano in offerta, vabbè, ma noi li prendiamo sempre, i fagioli, questi cannellini. Altra cosa che ho trovato, che non era in offerta, però non costa nemmeno tantissimo, devo dire, siamo sui 2 euro pure per questo, i fiocchi di avena, questi qua, biologici della linea Amo Essere. Io non li ho mai provati, però sto pensando che adesso che inizierà a fare un po' più caldo, cioè sì, ciao Rosa, cuore, adesso che inizierà a fare un pochino più freddo, la mattina con la mousse potrei mettere un pochino di porridge, oppure fare un po' di porridge con il cioccolato fondente, insomma per fare una colazione un pochino più sana e che magari ci mantiene un pochino più sazi. Magari questo qua è abbinato appunto come cioccolato fondente. Ho preso tre di questi, che raga è uno dei migliori cioccolati fondenti, cioccolato fondente, vabbè sì, che potete trovare nel discount. Sono 85% questo qua di cacao. Lo prendo sempre questo qua, lo prendiamo sempre pure per fare una merenda, per metterlo appunto nel porridge così come spezzafame, insomma, ottimo. Questo cioccolato penso che sia uno dei migliori dell'Eurospin. Poi ancora, in offerta c'erano le banane, mi pare a 1 euro e qualcosa, vabbè sì. Banane, poi il latte, io prendo sempre questo qua, abbiamo preso due confezioni di latte, questo alta digeribilità che ormai è il nostro latte preferito, costa pochissimo e prendiamo sempre quello. Il ketchup per il santo subito. Le spezie, ragazzi, io le spezie le prendo sempre da Eurospin perché girando e rigirando sono ottime e comunque sono tra le più economiche. Quindi ho preso aglio, pepe, peperoncino e no, pepe nero, peperoncino e aromi, questo qua per carne. Insomma, costano poco, sono buone, quindi prendiamo sempre queste qua. Di solito nel Iper o comunque altri supermercati costano sempre un pochino di più. Abbiamo preso poi i crostini, questi integrali. In offerta anche, ragazze, se andate adesso trovate il melone. L'abbiamo preso perché magari lo mangeremo, non so se domani a merenda, adesso vediamo. Quindi abbiamo preso questo, speriamo che esca bene perché io non le so scegliere i meloni e tutto questo. Le zucchine pure erano in offerta, quindi ne ho prese diverse perché noi ce le facciamo grigliate, le mettiamo nella pasta, insomma, quindi è un tipo di verdura che a noi piace. E ho preso anche una melanzana perché l'altro giorno abbiamo preso un po' di carne tritata all'Iper e con queste posso fare come si chiama? Le polpettine di melanzane. Quindi ho preso una melanzana. Ho preso ancora salsa di soia. Abbiamo preso la salsa di soia, questa qua, che ve la consiglio perché allora. Rispetto a quella Kikkoman, quella classica, diciamo, che trovate nei giapponesi normalmente nei ristoranti, quella piccolina, insomma, è un pochino più leggero, però costa molto meno, quindi se voi fate gli spaghettini di soia o cose del genere, di questo qua ne dovete aggiungere di più. Però come sapore è ottimo, quindi vi costa di meno, ne mettete un pochino di più, ma il sapore alla fine è simile. Mi sembra solo un pochino più, come posso dire, proprio più leggero, ovviamente senza esagerare perché comunque sapete che è fatto acqua, semi di soia, sale, un pochino di zucchero ci sta sempre, quindi insomma è sempre salsa di soia, ma non è una delle cose più malefiche del mondo. Poi ancora ho preso il limone, questo qua, questo che si spreme per l'insalata e cose del genere. I filetti di salmone, questi qua che ve li straconsiglio sempre perché sono tra i più economici, questi al naturale dell'Eurospin e sono ottimi. Noi ci troviamo benissimo, stanno 2,80 euro all'incirca e sono questa tipologia qua di filetti di salmone. Tanto è vero che ne avevamo preso tre, ma io ho fatto oggi la pasta,
Filadelfia e salmone, quindi è andato. Filadelfia no, con quel tipo di formaggio spalmabile. Altra cosa che volevo far vedere è costato intorno ai 2 euro, dato che non abbiamo lo shampoo, cioè nel senso io mi sono portata il mondo, non avevo lo shampoo, cioè nel senso mi è sfuggito lo shampoo. Ho trovato questo qua. Zero impact, così, shampoo e balsamo, miele avena, 94% di origine naturale. Ed è una novità, sempre all'Euroskin, sono 300 ml di questo marchio, Eutalia, questo qua. La nostra linea comprende inoltre bagno schiuma, detergente intimo e sapone liquido. Era vicino alla cassa, lo trovate. Miele, avena, shampoo e balsamo, dal potere nutriente, demolliente, nutre la cute e i capelli, ottima azione detergente, lascia la chioma nutrita e lucente. Formula testata, comunque 0, 0 come al solito, 0 tutto. Non lo leggerete mai da qua, ma fidatevi. Quindi addirittura pure il flacone è riciclabile, proviene da materie prime sicure e testate. Insomma, è tutto molto bio e vabbè, poi magari vi farò sapere come mi trovo pure con questo. E nulla, ragazze, questa è stata la spesa che abbiamo fatto adesso. Vi volevo giusto dire queste piccole chicche, insomma, la mousse, queste cose qua. E nulla, vi mando un bacione, grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo presto, spero. Insomma, in un prossimo video, e adesso metto a posto tutto perché Sandro subito si deve andare a guardare la partita e si incazza. Ecco, no, vabbè. E vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao.